tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog. Sto aspettando Cristina dopo tanto tempo che non ci vedevamo. Sta salendo le scale in questo preciso istante. E nulla, oggi faremo un bel vlog di ritorno, perché comunque è da tanto tempo che non facevamo un video insieme. Anzi, andiamo incontro. Qui stai salendo, qui. Eccoti qui. Sei un po' sfocata. Quanto tempo. Vabbè dai, abbracciamoci, tanto noi siamo fratelli qui. 3 mesi. Prego, si accomodi. Te la ricordi questa casa? Sì, ma c'è nessuno. C'è mamma di là. No, adesso non sta al lavoro. Allora, che racconti di bello? Facciamo questo video. Sei pronta per registrare il vlog? Ah, dobbiamo fare pure l'intervista doppia per il tuo canale. Le domande le hai preparate? Ma una piccola anticipazione delle domande? No, niente. Che hai fatto, Cri? Tutto bene? Sì. Ti vedo un po' titubante, Cri. Vai a salutare Patti. Io nel frattempo vado in bagno perché mi sto facendo la pipì sotto. Ciao, Cri. No, questa parte non la riprendo, giuro. Mamma! Vi siete riconciliate? No, perché sono passati 3 mesi. Sono 3 mesi. Sì, vabbè, ma lei come sono vista ieri? Davvero, così? Io mi butto sul letto. Ah, eccoci qua. Sorry, Cri. La vedi un po' spentina oggi, Cristina? Ma come no? Mi sono abbronzata, ecco. Ma come ti sei abbronzata? Dobbiamo registrare 2 video. No, l'ho già detto. Sei pronta? Qui sei carica? Andiamo di là, dai. Dobbiamo fare anche i TikTok soprattutto. Come? Stoppa un attimo la registrazione. Che? Stoppa un attimo. Che vuol dire? Vabbè, tagli un po' prima e chiudi un attimo. Perché? Dai. Perché devo interrompere il video? Perché ti devo dire una cosa. Ah, non ci sono segreti tra noi e i nostri iscritti qui. Quindi devi dire a tutti quanti. No, no, che... dai, davvero, un attimo. Vabbè, niente. Taglio questa parte. Vuoi proprio che la taglio? Cioè, sì. Bianco e nero? No. No. Neanche bianco e no, nero? No, no. Ma che me devi dire? Dai. Spengo? Sì, vabbè, però basta che ti sbrighi, Cri, perché comunque dobbiamo fare le riprese. Ma tanto non ci mettiamo tanto. Ma mi hai fatto interrompere tutto, quei tempi stanno pure stretti, dai, vabbè, che no, me devi dire? Dai, soltanto rimango fino alle 7:30. Basta che riusciamo a fare tutto quanto nei tempi come avevamo organizzato. Sì, tanto l'intervista. Tra l'altro le domande io prima te l'ho chiesto non solo per il vlog, ma pure perché volevo prepararmi. Ci sbrighiamo. Perché io alle 7:30 in realtà devo andare via un po'. Ammazza, me lasci qua da sola. Non te li prende Massi? Allora, una delle domande è: sei singolo o fidanzato? No, non sto capendo. Una delle domande che vuol dire? L'intervista doppia. Beh. Sei singolo o fidanzato? Tu che rispondi? Io sono single. Okay. Cioè, vabbè, sì, sono single. Ok. Che è? Pure il Cioè, si è lasciata. Dai, non ci credo, allora, ma che stai a dire? Allora. Ah, ho capito tutto. Mi stai a fare uno scherzo. Dai, dove sta la videocamera? Dai, dove l'hai messa? Dove l'hai nascosta? Dai, mi stai a fare uno scherzo. Sì, allora, videocamera del vlog. Che vedi, mi stai facendo uno scherzo? Il mio telefono è qua, il tuo telefono è là. Sei seria? Cioè, veramente ti sei lasciata? Allora, non è... A parte che sei proprio cattivo. Ma perché dici così? Perché subito a ride, io non ho capito. No, a ride perché penso che sia uno scherzo, non credo che sia vero. Ma no, ma sono aspettato. Dai, vabbè, ok. Sentiamo. Allora, quindi che cosa è successo? Vi no, siete lasciati davvero? Ma come è successo? Io stanotte ho dormito qua, a Ostia. Da tuo non padre? Ci dormivo da 3 anni tipo. Sì, da papà. Ma io ho visto le foto che stava da Cinecittà World sul coso, da. Io voglio capire come. Sai quelle giornate in cui sembra che va tutto bene, tutto. Quindi è una grande crisi. Che io ancora. Perché ieri sera abbiamo litigato di nuovo al telefono. Allora non vi siete lasciati proprio definitivamente. No, siamo in lite da un botto, non vedi più nei video, eccetera, sai? Ma sembra strano perché, cioè, appunto, vedevo che le cose stavano andando bene, cioè sulle storie, le foto, così. È facile fare una foto, ridere, poi posti. Datevi un bacio. Che poi gli altri non lo sapevano, infatti, datevi un bacio. Ok, mi voglio proprio distrarre adesso perché vabbè, non so. Vabbè, ci sto io tranquillo, sai, se andiamo a fare una passeggiata quando vuoi. Lo sai, io ci sto per te, quindi tranquilla, qualsiasi cosa. Sì, però mi vorrei distrarre proprio. Che vuoi fare? Non mi guardare però adesso. Che vergogno! Cioè, io mi vorrei distrarre tipo. Mi devo preoccupare. Chiodo schiaccia chiodo, i miei amici mi hanno detto prova a sbagarti, sai. Dai, ma così non funziona. Qui fidati. No, lo so che non funziona, non però serve io a mi conosco. Però io mi conosco. Cioè, vuoi conoscere un altro ragazzo e vuoi fare appunto chiodo schiaccia chiodo? Sì, io non voglio pensarci. Io tutte le volte che mi sono lasciata. Ma non serve, male. Non voglio proprio sentire dolore. Ma così prendi in giro te stessa e prendi in giro pure l'altra persona. No, ma se l'altro gli dici. Cioè, se io a te ti dico usciamo. È un esempio metaforico. Non totalmente, cioè, perché io ho pensato, no? Io voglio sbagare, ok, ci provo.
Sai che non sono il tipo, però ho detto, vabbè, che cosa ma per svagare, a te? Ma per svagare, ma cosa? Per svagare che vuol dire che te lo diverti? Sì. Cioè, non so, lo sai, non sono il tipo, però me l'hanno consigliato, ho detto, no, ma non è un video su YouTube che ti consigliano, guarda, divertiti. Cioè, aspetta, ma chi è che ti ha detto sta cosa? Le mie amiche, insomma. Però ho detto, vabbè, parere maschile. Appunto, io te lo sconsiglio. Sì, ma non ci vuoi, sai, in amicizia, no? Vabbè, ma chi c'hai da amico che... Cioè, te. E dai, ti do un favore. Ma sei ubriaca. Non ci voglio pensare adesso, ti do un favore, usciamo, vediamo. Ma un favore di... ma che vuol dire? Cioè, tu mi stai a chiedere di divertirti a me. Vabbè, usciamo. Ma che, tipo, ormai siamo fratello e sorella, cioè, capito che te sto a dire? Cioè, è una cosa molto strana. Sì, però tu ti ricordi. Poi Massi, cioè, lo conosco. Ma tra l'altro capiti proprio nel momento dove io non ci sto proprio zero, perché, insomma, io non sto frequentando una ragazza adesso. Ma prima hai detto che eri single. No, sono single, perché comunque... Vabbè, ho capito. Però mi sto a sentire con sta ragazza, cioè, mi piace. Sì, però che palle, ma tu mi avevi fatto quello scherzo che, insomma, non ti... Sì. Vabbè, ma... Io, però ti ho aiutato, ma a parte... Sapevo, però ti ho aiutato. Eravamo pure più piccoli, a parte quello, poi tu non eri fidanzata con Massi, io ero single, c'avevo un'altra testa. Ma io adesso sono... Ma io pure sono single, però c'ho un'altra testa, cioè, capito, non me va più di divertirmi, sì, così, capito? Un favore, che ne so. Ma poi tu sei tu. Ma un favore, che poi... Vabbè, dai, ok. Facciamo che questa te la faccio passare, nel senso, come se non mi avessi detto niente. Ma come, no? No, sì, cioè, non lo so, al massimo te faccio conoscere un amico mio. Ho capito che stai giù. Ma so che faremo un po', vado a casa e non voglio tornare a casa. Ma quindi ecco perché stavi tutta moggia quando... No, guarda. Infatti io stavo a fare vlog, tutto carico. Ma te l'avevo detto. Infatti ti ho visto che stavi tutta mezza... Però io dopo vado a casa e sto... Vabbè, qualsiasi cosa, chiamo e... Okay. Ti sto a chiedere sta cosa. Ma Cri, no, cioè, no, dai, non è, mi sta a mettere pure in imbarazzo. Cioè, capito, non, anche no. Dai, dammi un abbraccio, non mi guardare così. Cioè, lo sai, io ti voglio bene tutto, però qui mi dispo. Ammazza, proprio così, come stai a dire? Ho capito, ma è passato tanto tempo, cioè, dobbiamo chiudere da più in tempo. No, vabbè, più che altro c'è la conoscenza con Massi, poi appunto io adesso non ci sto... Fa qualcuno strano, cioè ridigli tutta la mia vita. Come ti chiami? Ma a parte che se te devi divertire con una persona, non è che necessariamente gli devi raccontare da... No, vabbè, però un minimo d'uscita. Vabbè, che te frega. Ci sei per riprendere il vlog, a registrare il video e fare l'intervista doppia? Vabbè, dammi un po'. Io tanto. Ammazza così proprio. Non lo so, perché secondo me c'è qualcosa sotto, non ci credo. Con Massi. Ma no, tutto in generale sta situazione mi puzza, non lo so. Ottimo, eccoci qua. Il vlog finalmente può riprendere alla grande. Backstage dell'intervista doppia. Ma l'intervista doppia non la facciamo. Ma come non la facciamo? Mamma mia, oggi te tutte ste sorprese. È molto strano e particolare. Questa è una SD. E quindi che ci devo fare questa cosa? C'è il computer di là, no? Che mi devi far vedere? Ok, si è acceso. Allora, andiamo a vedere questa bellissima SD. Non è che un video po'... Ma te pare? Cioè... Andiamo a vedere. Dai! Ma cosa? Quindi era uno scherzo. Ma lo vedi che c'era arrivato? C'era arrivato qui. La videocamera quando l'hai nascosta? Scusa. Te sei andato in bagno, bello scemo. Ma è vero! Ma neanche ero sicura di potercela fare, perché ho detto chissà quando posso trovare il momento. Ho detto no, vabbè, lo devo fare subito perché... È vero, quando bagno. Sono andato in bagno. Oh, guarda quanto sono venuto bene. Tu quindi sei venuta qua per registrare il vlog, l'intervista doppia. L'intervista doppia. E adesso facciamo? E mi hai fatto sto scherzo. No, mo senti che famo. Mo questo qua me lo passi a me e lo metto sul mio canale questo. Va bene? Non me ne frega niente. Adesso io mi prendo il mio canale, fatto. No, mi prendo il tuo video come vendetta, come ricompensa. No, dai, veramente. E quindi niente ragazzi, questo era il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Ma veramente lo vuoi mettere sul tuo? Sì. Cristina mi ha fatto uno scherzo e niente. No, vabbè, non è possibile. Grazie per il video, non sono capace. Che cosa non sei capace? Ma fai video. Scherzo, aiuto. Mi stava sfondando tutto. Vabbè, ecco. Questo video quindi penso che durerà un milione d'anni, perché lo scherzo è durato non poco. Lasciate like, iscrivetevi al canale e passate anche sul canale di Kvi. Ciao. Ciao. Bello. Quindi, ok? Tipo, guarda come, eh? Ehi, Kvi. Ma tu non vedi che facciamo, però? No, io devo fare così. Che faccio? Sto così. Devo fare così. Ah, non che tipo stai così. Tu me... Ah, ok. Ah, sì, tipo io imbarazzato. Ok, ti si vede a te. Non vedo, poi fai così. Esatto, tipo... Così. Ti è una statua.
Sembrava una statua. Tra 100 anni faranno una statua. Comunque, secondo me sto pezzo io dovrei mettere. Vabbè, sì, stiamo facendo la miniatura dopo che lei mi ha rivelato che è uno scherzo. Ok, dai, facciamo un'ultima prova, un'ultima. Che male che mi lascio con Massimo, ci devo sposare. Tre anni fa, fa spiegare il blog. Esatto.